Ma perché è Perché? qui Gina Storina? Perché? Me lo chiedo, se lo chiedono in tanti, dice, oh, ma che è sempre casa? Perché? Io sono tipo un vaccino, a poco a poco ci dobbiamo abituare, perché da lunedì comincia finalmente la trasmissione che si chiama Divieto di siesta. Ma perché hai scelto questo nome, Divieto di siesta? Perché? Ma perché, per una cosa semplicissima, perché era l'unico libro che c'era. No. Tutti più belli, solo uno picato, tutto pare. È bello. Io gli volevo mettere alto gradimento, mettere gran varietà, ma già Arbore aveva pensato. Allora mi è venuto in mente Divieto di siesta perché credo che sia il caso di non dormire più, che sia il caso di aprire gli occhi, che sia il caso di non andare a sonnecchiare su tutto. Vogliamo una città bella, vogliamo una vita più tranquilla, vogliamo delle cose più comode. Allora non dobbiamo dormire, non dobbiamo nicchiare, come si dice nicchiare. Allora è divieto di siesta, se c'è qualcosa che funziona, che non funziona, che ci vogliamo lamentare, abbiamo questa bella radio. Antipennichella. Certo, anzi, cominciate già da adesso a mandare fax, piccioni viaggiatori, messaggi tramite WhatsApp, telefonate, perché noi ci faremo carico delle vostre richieste. E dice, sai, mi è successo questa cosa al comune, sai, ho catasto cose. E noi che cosa facciamo? Telefoniamo al catasto, telefoniamo al comune, telefoniamo a chi voi siete convinti che abbia fatto un torto, vi abbia fatto, oppure per ringraziare qualcuno, perché no, ragazzi? Perché non ringraziare quel signore che vi ha dato una mano, quell'impiegato, quell'ufficio che è stato a vostra completa disposizione? Dobbiamo dare sia il premio, sia il bastone che la carota. E poi sai una cosa, l'altro giorno, anzi ne approfitto per salutare questo amico ascoltatore che ha inviato un messaggio vocale e con una barzelletta dicendomi, io vorrei tanto che questa barzelletta la leggesse Gina Storina. Era una fisteria oppure era bella? Perché solitamente quando mi dico, ma poi lei aggiusta, io ho paura di queste cose quando, perché devi sapere, ogni tanto ci sono degli amici che mi incontrano tipo al bar, Storina, sentisse sta barzelletta. Sono delle cose che, dove c'è di tutto, c'è della zoofilia, c'è della necrofilia, c'è della coprofagia, c'è di tutto. E io rimango allibito e poi mi dicono, ah, poi lei aggiusta, certo. E la dice quando fa gli spettacoli. Ma dimmi una cosa, ma quando ti raccontano una barzelletta e non ti fanno ridere, tu ridi? Certo che devo ridere, ecco, ma ci mancherebbe altro, no, ci mancherebbe altro. Io solitamente quindi rido. Amici, no, solitamente se ride. No, io solitamente rido perché mi piace, mi diverte, già lo sforzo di poter raccontare una barzelletta per me fa. No, comunque l'amico in ascolto, infatti la stavo cercando, magari poi te la faccio ascoltare. Intanto ricordiamo, Divieto di sesta, da lunedì alle 13 comincerà. Sì, alle 13, comincia alle 13, un orario che credo sia carino, poco prima di andare a mangiare, o ne sviluppa fame o ne cura direttamente, a secondo di quello che succede. Cioè, sai, io me lo ascolto perché siccome voglio fare la dieta, così vendo un po' stomaco. Bene, perfetto. Oppure sai cosa c'è? Non ho appetito, voglio sentire la notizia che tira fuori, ed è una trasmissione al salmoriglio. Questa è la prima trasmissione che si può anche odorare. Bene. In radio vi avvicinate agli altoparlanti e sentite il disauro di salmoriglio, che in siciliano si dice salamariglio. Ecco, grazie Gino. Faremo anche delle lezioni di siciliano. Grazie mille. Allora faremo delle lezioni di siciliano. Quindi sniffare, ovviamente. No, sniffate la radio perché è gratis. Ma non solo, ma e soprattutto vi divertirete tanto. Ma io lo spero, io vi ringrazio. E l'appuntamento rimane per lunedì, finalmente è arrivato il lunedì alle 13, in punto è già tutto pronto, abbiamo fatto le prove con il balletto. No, perché no? Siamo alla radio, Gino, sempre, voglio dire, questa. Vabbè, che si vede anche, però. Insomma. Senti, io ho intenzione di fare un programma innovativo. Porti dove ballerini. Ballerini, ma addirittura porterò un mio amico, un mimo, bravissimo. Ah, perfetto. Un mimo, e andremo anche a visionare tutta una serie di film muti. Ok, perfetto. Ma perché no? Pensi che non vada bene? In radio.
veramente. Vabbè. Allora, facciamo una cosa. Noi facciamo il gioco del silenzio. Nel frattempo cosa va in onda? Ecco, mi sta mandando a quel paese. No, divieto di parola, altro che divieto di chiesta. No, ci mancherebbe. Vabbè, stai andando via. Tra l'altro, se lo guardate in questo momento nel massimo splendore, sì, Gino Astorina, con il capello nuovo. Ma se faccio radio, e che fa? Non mi tagliavo i capelli. Poi soprattutto quando si fa il mimo, una certa prestanza fisica. Il mimo in radio, questo soprattutto, il mimo in radio, che è una cosa importante. Perfetto, grazie Gino. Grazie a te per avermi ospitato e spero di poter ricambiare un domani a partire da lunedì all'interno del mio spazio. E allora divieto di siesta per con tutti! Gino Astorina, con il gatto blu, con chi più ne ha più ne metta. Con tutti gli amici che mi verranno a trovare, sentiremo anche via telefono.